Buonasera, ben ritrovati. Questa è Non Vedo l'Ora, rigorosamente in diretta. Vado subito a presentarvi l'ospite che ho il piacere di avere con me qui questa sera. Prima di spiegarvi l'argomento, e do il benvenuto alla professoressa Lisa Ruosi, che è coordinatrice scientifica delle scuole Barolo. Grazie, buonasera. Bentrovata, bentrovata. Allora, raccontiamo innanzitutto, prima di entrare a parlare del progetto WeBecome, che è poi il fulcro di questa nostra chiacchierata di questa sera, chi è la professoressa Lisa Ruosi? Allora, dunque, io sono stata insegnante, la mia carriera è iniziata nel 1970, quindi posso dire che la mia vita si è svolta tutta nell'ambito della scuola, dai 20 anni fino, diciamo, all'età della pensione. E quindi ho attraversato un periodo storico di 50 anni. Ho visto E la che scuola, periodo? un E periodo che caldo, periodo? caldissimo, perché dal 68, come ormai è un po' risaputo, la scuola ha subito tutti quegli influssi delle trasformazioni, delle lotte anche sociali che ci sono state e quindi si è andata modificando. In Piemonte devo dire che la scuola ha risposto molto bene con la diffusione del tempo pieno, con quindi un'attenzione, particolare verso quello che doveva essere la crescita serena, dei bambini e delle bambine, soprattutto della fascia dai 6 agli 11 anni. Io ho lavorato prevalentemente nella scuola primaria. Nell'86 poi sono diventata direttrice, quindi dirigente, perché ci è stata data anche la dirigenza nel 2000. E quindi non sono più stata all'interno delle classi, ma ho avuto il piacere, no, di sollecitare le insegnanti, di promuovere una certa progettualità e di puntare molto su degli esiti positivi da parte dell'apprendimento e di quello che deve essere il risultato scolastico finale. Quanto è complicato passare da essere semplice, tra virgolette, insegnante a dirigente scolastico? Quanti sono un sacco di immagino di grattacapi in più? Certo, devo dire che l'insegnamento mi ha gratificato forse più, anche se è stato più breve perché ho insegnato per 15 anni, rispetto Oggi, a... tra l'altro, parlare di breve di un lavoro sì, che dura 15 anni erano tempi è diversi, certo. ecco, dagli anni 70 in poi anche la donna ha iniziato a lavorare, quindi diciamo, non parlo del benessere degli anni 60, ma fino all'85-90 la crisi economica non era così sentita. Successivamente invece, anche la crisi economica si è risentita proprio a livello sociale. Posso dire anche culturale, perché le famiglie, quando hanno delle difficoltà, come può essere ad esempio la situazione attuale, hanno indubbiamente dei disagi che possono ripercuotersi anche sui loro figli. Ritornando Prego, prego, a prego. questo periodo, diciamo caldo, però è stato superato e come dirigente scolastica sono andata incontro di nuovo a quelle modifiche per cui sono stati dati al dirigente scolastico delle responsabilità sull'edificio, sull'edilizia, su tutto quello che si svolgeva nelle scuole. Per la carità, abbiamo fatto anche dei corsi, no, di formazione, però ecco, si è ampliato molto il mio compito e quindi si è ridotto quello che poteva essere il compito didattico. Ho avuto più una parte amministrativa da gestire. Allora, prima di proseguire ed entrare nel merito, io farei una breve interruzione pubblicitaria, così poi ci facciamo la nostra chiacchierata in maniera un po' più completa, senza Va interromperci. bene, Ci d'accordo. vediamo fra poco, restate lì. E rieccoci insieme con Non Vedo l'Ora. Abbiamo fatto una piccola introduzione, abbiamo scoperto un po' di cose sulla professoressa Ruosi, ma adesso entriamo nel merito del progetto del quale vogliamo parlare questa sera, il progetto WeBecome, che gioca anche un po' con le parole, no? Sì. Gioca anche un po' con le parole, ci mette dentro il web, perché raccontiamo un pochettino questo progetto, a chi si rivolge, quali sono le sue finalità. Allora, è un progetto, è una piattaforma informatica, naturalmente già dal nome, però è importante invece il progetto che si sviluppa su scala nazionale ed è rivolto ai docenti della scuola primaria. È un progetto voluto e quindi finanziato, che ha previsto numerose energie e risorse dalla Banca San Paolo, in accordo con delle
delle associazioni, diciamo Fondazione Coni Sud e Focus, sono associazioni che imprese sociali, no, in un certo qual modo, che finanziano, ottengono dei finanziamenti ministeriali e anche europei e finanziano poi scuole ed enti che tramite dei progetti possono intervenire su quelle fasce deboli, in genere famiglie, genitori, situazioni diciamo di povertà sia culturale sia economica. Dall'unione, dalla collaborazione di queste tre forze, diciamo, è nato questa, questo progetto che vuole, diciamo, incontrare, no, in rete le persone che lavorano nella scuola per poter, non dico quantificare, ma analizzare e approfondire il tema del disagio. Il disagio quando... Tema molto attuale, ahimè. Ahimè. È molto attuale e se ne parla molto. Purtroppo se ne parla quando è già esploso il caso, cioè nei media noi sentiamo delle cose di bullismo, cyberbullismo, emarginazione, scarsa tolleranza, ecco, sopraffazione. Ecco, però quando noi ci accorgiamo, no, che i nostri giovani si comportano in questo modo, restiamo stupiti. E ci siamo chiesti, grazie anche agli esperti, no, che stanno studiando il problema, se questo disagio ha delle origini, trova, diciamo, dei fondamenti in situazioni pregresse. Quindi il corso è nato proprio, ha, diciamo, focalizzato i 6-10 anni, perché è l'ingresso nella scuola dove il bambino, abituato a stare a casa, nella famiglia, oppure sì, va anche alla scuola dell'infanzia, ma con la scuola primaria comincia l'ingresso nella giungla, nel suo lavoro, nel suo costruire, apprendere e imparare insieme agli altri. Quindi va a tessere delle relazioni che non conosce ancora, ma che impara a fare in questo quinquennio estremamente importante. Ecco, quella è una fascia di età fondamentale in cui veramente bambini, barra ragazzini, chiamiamoli come vogliamo, sì, sì. Si formano, eccetera. Lei, che ha attraversato in qualche maniera 50 anni di scuola, sì. Li ha visti, c'è un luogo comune, no, che a casa, ah, come sono diventati giovani, ai miei tempi non era così, sì. Oppure adesso sono iperattivi, e sono davvero cambiati o solo adesso siamo più attenti? Allora, chiaramente le epoche storiche, no? Ci sono dei momenti, come dicevo prima, in cui il tessuto sociale è composto in un certo modo. Certo. No? Quindi possiamo dire che problemi simili ma collocati in un contesto diverso. Quando ho iniziato appunto l'insegnamento negli anni 70, come ho detto prima, avevamo un'immigrazione interna, quindi si erano create delle zone, diciamo, in Torino un po' ghettizzate, se vogliamo, dove le problematiche sociali erano molto più diffuse. Ed è lì che la scuola ha risposto con il tempo pieno, con un prolungamento quindi della permanenza del bambino a scuola perché non stesse per la strada. Io sintetizzo molto. Certo. Ma i problemi, i disagi sociali indubbiamente c'erano. Anche lì erano di tipo economico, erano di tipo culturale e quindi però allora forse l'attenzione verso la centralità del bambino era meno forte da parte forse delle famiglie, anche perché non avevano gli strumenti culturali, non c'era stata, ecco, anche questa evoluzione del pensiero e quindi del costume che metteva il bambino e quindi il benessere del bambino al centro proprio della sua crescita. Ora abbiamo tematiche simili perché c'è una precarietà del lavoro, le donne lavorano, hanno quindi bisogno di servizi, ci sono, diciamo, c'è l'interculturalità, no? Quindi ci sono confronti che devono essere visti e è importantissimo attraverso la scuola far sì che nella scuola i bambini e le bambine sono tutti uguali, pur nella loro diversità che noi riconosciamo per il loro sviluppo. Però, ecco, se fuori dalla scuola ci sono delle ingiustizie, a scuola le ingiustizie non ci sono, perché facciamo tutti queste cose e tutti si preoccupano del singolo bambino. Questo lo posso affermare con certezza. Quindi possiamo dire che le parole fondamentali che noi usiamo sono proprio quelle dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'integrazione per tutti. Ok.
Questo progetto sperimentale, volevo sottolinearlo, è a diffusione nazionale e coinvolge circa 30 città italiane, quindi molto ampio. Progetto di formazione attiva per le scuole, ma questa formazione vorrei sapere su quale metodo si basa. Allora, ritorno un po' sul progetto perché è un progetto abbastanza recente, è stato finanziato dal 2016, ma solo dal 2018 è cominciato ad aprirsi e ad aprirsi alle scuole e la partecipazione delle scuole si sta, diciamo, sviluppando. Ecco, il merito di averlo a Torino, devo dire, è dell'Opera Barolo, che è un ente morale che si occupa di attività umanitarie e sociali, ma che gestisce anche due scuole. Nella figura del presidente ha avuto modo di sapere attraverso la Banca San Paolo e di conoscere direttamente proprio i responsabili delle fondazioni del Sud, e si è fatto quindi promotore anche con l'ufficio scolastico regionale di questo progetto di formazione che va ad unificare scuole paritarie e scuole pubbliche statali. Devo dire che abbiamo avuto quindi una bella adesione anche da parte delle scuole statali che parteciperanno al corso quindi insieme, e questo è un fatto molto positivo perché, ripeto, il disagio non è solo in alcune scuole ma è un vissuto che è diffuso. Allora, il 24 ottobre scorso il progetto è stato presentato, avrà delle date che ripercorreremo dopo, però siccome noi c'eravamo, proporrei ai nostri telespettatori di vedere il servizio che abbiamo realizzato in quell'occasione, così poi lo commentiamo e andiamo avanti. We Be Care, dalla parte dei bambini, che cos'è? È un noi come Opera Barolo siamo direttamente impegnati, grazie alla gestione di due scuole, a Moncalieri e a Venaria, per un totale di quasi 600 allievi. E quindi siamo molto sensibili a tutti i temi che riguardano la difesa dei bambini. Adesso la grossa emergenza è quella determinata dal cyberbullismo, che proprio è una evoluzione del bullismo che già è un problema che affligge molte scuole. E quindi volevamo essere, come dire, dare il nostro contributo per una riflessione su questo tema che è diventato molto molto importante per gli insegnanti, per i gestori e per le famiglie. Il motivo che ha, diciamo, accelerato questo è stato la collaborazione con la Fondazione Focus, che ha promosso questo progetto chiamato WeBecom, che è un progetto che riguarda la formazione degli insegnanti su questi temi. Quindi è un progetto di formazione, quindi è un'attività che è già in programma presso il distretto sociale di Via Cottolengo il 29, 30 novembre e 1 dicembre, quindi è un'attività programmata che verrà svolta a breve. In che maniera funzionerà, in che maniera concretamente verrà fatta? È una formazione che ha dei criteri innovativi in merito al metodo anche con cui vengono coinvolti gli insegnanti. È un insegnamento di tipo interattivo dove anche il numero limitato degli insegnanti coinvolti e l'alto livello dei formatori fanno sì che gli insegnanti possano essere, come dire, coinvolti proprio nel modo più completo nell'affronto di questo tema e possano diventare essi stessi anche, diciamo, veicolo di formazione per i loro colleghi. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo visto insegnanti coinvolti nel modo più completo, proprio per farli trovare pronti, preparati, perché un conto è essere pronti, tra virgolette, ad ogni evenienza, no? A queste nuove tendenze, un conto è subirle, e quindi, come diceva lei prima, cercare di intervenire quando ormai il danno è fatto. Certo. Non bastava il bullismo, ora abbiamo anche il cyberbullismo, certo. Quindi una serie di complicanze, diciamo così, ai quali i docenti spesso non sono preparati, anche perché è vero che il ruolo della scuola deve essere quello di educare, di far sentire insegnare. Tutti uguali, insegnare, integrare, insomma posso andare avanti mezz'ora, ma dietro ci va anche il ruolo della famiglia, perché la scuola non può sopperire a tutto se la famiglia è assente. Detto questo, però, è importante avere docenti che diciamo così, nella frontiera della scuola, certo. No, io questa metafora, ma a volte bellissima. Viene un po' dipinta così, certo, no? Sì. Questi insegnanti di frontiera in qualche maniera, e devono essere bravi
a intervenire. Ora, io ho la pubblicità tra pochi secondi, quindi io non le faccio rispondere perché sennò la dovrei interrompere. Bene. Quindi, brevissima pausa, non vedo l'ora, torna subito dopo. L'argomento l'avete capito, entreremo nel merito di bullismo, cyberbullismo, famiglie, docenti, eccetera. Rimanete con noi, torniamo subito dopo una breve pausa. Ci risiamo, eccoci qui in diretta, non vedo l'ora, stiamo parlando di WeBecom, un progetto. Allora, stavamo parlando di metodologia. Sì. La professoressa Ruosi ci stava spiegando questa metodologia per arrivare anche a capire il disagio. Certo. Allora, come abbiamo accennato prima, il corso di formazione è rivolto ai docenti della scuola primaria e si svolgerà in 3 giorni. Questi 3 giorni sono il 29 e 30 di novembre e il 1 di dicembre. Nelle giornate i docenti ascolteranno dei relatori e dei formatori. I formatori sono, diciamo, gli esperti del metodo della scuola attiva. La scuola attiva è nata molti anni fa, diciamo che si è sviluppata dapprima in Svizzera, poi abbiamo avuto in America dopo gli anni 50, è arrivata in Italia comunque intorno agli anni 70. E diciamo, la scuola infatti italiana può, diciamo, trovare, no, un suo riferimento a livello di metodologia proprio in autori come Dewey, come il Vygotsky, come la Montessori, cioè nomi conosciuti, certo, e abbastanza, diciamo, studiati anche all'università. Questo metodo, e accanto a questi formatori ci saranno gli esperti, gli specialisti del disagio, cioè che daranno indicazioni su come scoprire nel comportamento dei bambini durante le attività didattiche quali possono essere dei segnali, segnali che all'inizio non sono certo già bullismo, prepotenze, eccetera, ma che potrebbero, se trascurati, diventare proprio nella fase della preadolescenza, questo noi lo sappiamo, i bambini verso le scuole medie hanno un atteggiamento un pochino legato alla loro crescita, al loro sviluppo, ma un pochino più intollerante, dove si giudicano di più l'uno con l'altro, si rincorrono, fanno le cosiddette bravate, cioè l'adolescenza sappiamo che è il periodo un pochino dove ci si sta misurando tra l'essere bambino e diventare un giovanotto, no? Questo per citare. Ma quando parla di questi segnali, si possono fare degli esempi pratici? Allora, i segnali sì, sono molto importanti, cioè noi dobbiamo tenere conto del contesto, no? Ogni classe ha dei bambini e delle bambine diversi con le loro esperienze accumulate precedentemente in famiglia, hanno i loro caratteri, c'è chi è più sensibile, chi è più timido, chi è più agisce con irruenza, chi non accetta le regole, quindi crea disturbo, ecco. Quindi queste tipologie devono essere osservate e si deve proprio intervenire con una didattica che punta molto al fare e al lavorare insieme. Infatti, da quegli autori che ho citato prima, sono nate proprio le sperimentazioni di classi aperte, di lavoro per gruppo, di uso del laboratorio, cioè andare nel laboratorio, che può essere anche di matematica, di lettura, può essere di pittura, di teatro, fa sì che i gruppi dei bambini lavorino insieme, agiscano insieme, perché quando un bambino fa, impara meglio ed è poi soddisfatto di essere riuscito a fare quella cosa, ad averla imparata, eccetera. Cioè, è una scuola che non può essere soltanto di tipo cognitivo. Noi abbiamo ormai la storia della scuola e dell'insegnamento frontale tradizionale, no? Forse molti di noi sono passati attraverso, diciamo, quello che non è un metodo, che è definito metodo tradizionale. Ora, accanto al metodo tradizionale, perché comunque bisogna imparare, noi dobbiamo collocare delle attività, delle azioni, creare dei processi dove altre discipline concorrono a far sviluppare nel bambino quello che è anche un mondo e delle capacità di relazione, quindi il mondo emotivo, il mondo dei sentimenti, il mondo della comprensione verso l'altro, dell'aiuto, eccetera. Solo, diciamo,
frazionando la classe o rovesciando la classe, come a volte noi diciamo, possiamo così capire come il disagio possa essere incanalato in esperienze positive anziché in esperienze negative. Perché se noi non osserviamo e non agiamo, queste insofferenze, l'isolamento, il non riuscire a fare le cose come gli altri, eccetera, può creare veramente, nella crescita anche successiva, la mancanza di autostima, l'isolamento, oppure il gregario, no? Il bambino debole che si aggrega al più forte, insomma tutto quello che può portare anche ad episodi di bullismo quando si è più grandi. Posso dire che nella scuola primaria episodi di bullismo in senso stretto, cioè proprio di prevaricazione, eccetera, no. Però l'attenzione al bambino che non gioca con gli altri o alla bambina che non gioca con gli altri, ho avuto parecchie esperienze di questo tipo e mi sono veramente attivata perché bisogna veramente prevenire, cioè la serenità nello stare con gli altri è veramente importante. Quindi si può prevenire, che questa è già una bella notizia, bisogna impegnarsi un pochettino, essere di buoni osservatori sia a scuola che a casa. E 50 anni di scuola, lei ne avrà visto di episodi di bullismo, ma c'è sempre stato o oggi ci sono più i riflettori puntati su questo fenomeno? Perché mi sembra assurdo che sia esploso tutto oggi. No, io penso che questi episodi ci siano sempre stati, okay, perché sono collegati allo sviluppo, alle situazioni sociali, no? Io nasco in una famiglia, io vivo e faccio queste esperienze, io stesso nella mia crescita posso avere dei dubbi anche sull'amore dei miei genitori, no? La rivalità fra fratelli, quindi posso essere intimidito quando mi trovo socialmente in una classe e avere quindi delle reazioni che non sempre sono accettate dai compagni, oppure un bambino molto irrequieto cui è concesso tutto, la scuola trova dei limiti negli altri, nelle regole, e quindi può diventare prevaricatore perché vuole ottenere quello che a casa ha sempre. Ecco, diciamo che la scuola e la famiglia devono parlare, no? Quindi se la scuola nota qualcosa o se il genitore a casa sente qualche cosa, perché può capitare che ci siano delle azioni non colte, ad esempio quando si gioca in cortile, no? Quindi le frasi che si dicono sono quelle che devono invece mettere in guardia, e l'insegnante dovrebbe, diciamo, stare molto attenta, perché le dinamiche, proprio nel momento in cui sono liberi, tu vedi le aggregazioni che si formano e le frasi che vengono dette. Questo per esperienza lo posso dire. Ed è, però ripeto, e non bisogna far finta di niente. Non si può dire che i segnali non si vedano, questo bisogna dire, ma bisogna intervenire. Devo dire che bisogna anche non ingigantire, perché ci sono dei fatti normali nella crescita, no? Se un bambino è sensibile, ha dei tempi diversi, però in un clima, ripeto, dove ci sono tutte queste attività, questo non può avere delle conseguenze. Ci possono essere episodi dove si ha un po' di timore della scuola, quindi ci sono le scuse del mal di pancia, non sempre è bullismo, no? Ecco, cerchiamo. Chiaramente famiglia e docenti sanno ben distinguere tra un sintomo e l'altro. Ecco, quando c'è invece proprio il rischio del disagio, questo si ripete ogni giorno, negli anni, quindi cioè bisogna intervenire prima. E poi quello che invece è un po' una, tra virgolette, novità, è il cyberbullismo. Cioè si è complicata la vicenda, la questione, perché con i social, con i telefonini, con tutto si amplia e fa, insomma, è un'offesa, una presa in giro, può diventare virale, arriva a molte più persone e creare molti più danni. Certo. Questo, diciamo, esplode dopo, no? Posso dire che, ecco, si è parlato di come prevenire e ostacolare il futuro bullismo, cyberbullismo, partendo proprio da questi segnali, perché se abituiamo i bambini a un certo rispetto, al condividere insieme, a sentirsi uguali l'un l'altro nelle loro diciamo, paure, esigenze, certo, fatiche, no? Nella scuola, parlo di un percorso, diciamo, scolastico, però è vero che in quinta noi cominciamo già a vedere diversificati i rapporti tra maschi e femmine, no? Cioè se prima giocano insieme, eccetera, si comincia un pochino a vedere come lo sviluppo ha maturato il loro modo di esprimersi e di fare, però ecco, l'attenzione deve essere posta, perché
le piccole rivalità ci possono sempre essere, simpatie, antipatie ci sono, ecco perché è sempre, c'è sempre stato il disagio, non deve essere portato al limite. E gli strumenti, diciamo, tecnologici attuali sono, diciamo, questa grossa bomba, se la vogliamo chiamare, perché il rischio che si fotografino questi gesti, diciamo, violenti o cattivi, che si perseguitino il debole, lo si deride, eccetera, senza parlare poi di cose, istigazione al suicidio, di critiche anche proprio alla persona che fanno molto male. Noi pensiamo di occuparcene già prima. Perché? Perché i bambini già alla scuola primaria hanno i cellulari. E una cosa che ho saputo stamattina, parlando con l'insegnante, perché io cerco, chiedo, eccetera... Che sarebbe meglio di no. È meglio, e invece... No, diciamolo. Allora, abbiamo saputo che proprio ci sono bambini che si criticano attraverso i cellulari. Il cellulare non è portato a scuola, ecco. Però... se il clima della classe è positivo, c'è sempre il bambino o la bambina che va dall'insegnante e dice: ma non sa cosa è successo, mi hanno detto questo nel cellulare. Quindi abbiamo scoperto che già in quarta e quinta possono usare il cellulare per mandarsi i messaggini non sempre gradevoli, no? Ecco, quindi dovremmo intervenire, parlare con le famiglie, perché noi, adesso sempre ritornando al discorso della scuola, abbiamo anche il laboratorio di informatica, abbiamo cercato di illustrare e di far usare il computer perché è un oggetto e uno strumento che può favorire il lavoro, no? Facciamo il giornalino, facciamo i messaggi e i biglietti d'invito per una recita, cioè con il computer noi entriamo nel mondo, ma dobbiamo entrarci valutando per quello che è, non per farne un uso lesivo e dannoso per gli altri. Come le ho detto, come vede, la guardia è alta, perché con il cellulare noi abbiamo già bambini che cercano di parlarsi fra di loro. Allora, facciamo ancora una breve pausa, poi traiamo un po' di conclusioni. Sì. Restate lì, E sia chiaro, noi continuiamo la nostra discussione, non è tutto nocivo, non vogliamo dire che è tutto sbagliato, la tecnologia e come si comportano le famiglie, no. Noi vogliamo però dare un messaggio positivo, perché se la famiglia è presente, la scuola è presente e la tecnologia viene usata bene... Naturalmente noi siamo più tranquilli e crescono anche molto meglio i nostri ragazzi, perché possono confidare su degli adulti di riferimento. Ecco, a volte no, siamo un po' incerti sulle regole, sì, regole no, autorità, autorevolezza. Ecco, come si fa a essere autorevoli e non autoritari? È bello essere autorevoli, non bisogna essere, diciamo, il fratello o la sorella dei figli, il genitore, mamma e papà. E sono coloro che ci ascoltano, ci accolgono, ci indirizzano, ci perdonano, ma sono anche severi sulle cose che sono importanti. E in questo, perché il bambino ha bisogno di un senso di giustizia, cioè, ma tu fai questo, è il proprio esempio, il proprio comportamento, no? Ecco, e questo vale anche per gli insegnanti, no? Saper accogliere, essere la maestra giusta, che capisce, che punisce con il compito se non l'ho fatto, che punisce se non rispondo e non tratto bene negli altri, cioè, ma non parlo di punizione, ma c'è il rimprovero e il colloquio che deve essere proprio poi allargato, non sul momento, ma ad esempio sia la famiglia, naturalmente con gli strumenti, con i tempi che può avere, se ne parla anche in un altro momento, cioè dopo l'episodio sbagliato, si può dire: in questo momento sono offeso, poi se ne parla con calma e senza quindi rabbie, senza un momento, no, di esplosione. E il dialogo con i figli è sempre importante, ed è importante anche il dialogo e la comunicazione sia da parte dell'insegnante con i propri alunni, sia da parte della scuola, quindi docenti, dirigenti, perché, e famiglie, proprio per costruire questo percorso, perché è un percorso troppo importante. Cioè, si gettano le basi, si parlava di scuola di base, non della scuola primaria, e convengo che è veramente una scuola di base, cioè si entra bambini
piccoli, si imparano molte cose, ci si muove nel teatro della cultura, quindi tutte le discipline, si fa musica, si fa canto, si vanno a sviluppare molteplici interessi, molteplici tipi di intelligenza, no? Perché non siamo tutti solo logica, ma siamo anche sentimento, no? Ragione e cuore compongono, diciamo, la persona. Quindi con estrema serenità, ma con molta attenzione, noi potremmo crescere dei bambini, delle bambine veramente preparati ad affrontare poi i percorsi successivi e quella che sarà la loro vita. La costruiranno meglio se avranno costruito con gli insegnanti un percorso di apprendimento e di vita insieme positivo. Questo è un bellissimo messaggio che vi abbiamo regalato questa sera. Naturalmente il progetto WeBecom lavora proprio per questo, insieme a Opera Barolo. Ricordiamo i prossimi appuntamenti, certo, oppure le peculiarità di Opera Barolo, insomma abbiamo ancora un minutino. Un minuto, grazie. Sì. Allora, l'appuntamento, come ho detto prima, per il corso, l'avvio del corso di formazione, che ripeto è a livello nazionale, no? C'è Torino, Biella, ci saranno altre città, perché si svilupperà in 30 città, quindi questa territorialità ci potrà anche dare come ritorno una fotografia del come, no? A macchia d'olio forse vengono rilevate le situazioni di disagio, ma si parla, come ho detto prima, della scuola primaria. Le giornate sono tre, si sviluppano con attività anche di gruppo, perché ecco, è molto importante lo scambio, cioè il fatto che vi siano insegnanti della scuola paritaria e statale vuol dire confrontare le proprie esperienze anche su territori e su contesti, certo, diversi, e ci sarà un ritorno fra 2 anni, no? Quindi le insegnanti entreranno in contatto tramite la piattaforma, si scambieranno diciamo delle informazioni, degli aiuti, dei suggerimenti, no, tra di loro, ma avranno anche la possibilità di telefonare agli esperti laddove ci fosse un problema, diciamo, un po' che viene ritenuto grave. E ripeto, poi dopo 2 anni noi potremo, diciamo, valutare quanto è stato implementato sia il metodo sia quanto può essere presente il disagio nella scuola primaria. Grazie alla professoressa Ruosi. Grazie a tutti, grazie a lei. Grazie a voi per aver seguito Non Vedo L'Ora. Rimanete con noi.